una visione adultocentrica della sicurezza e quasi mai appare invece l'idea che noi dovremmo cercare di costruire città sempre più a misura di bambino, appunto, e dove la sicurezza venga misurata sulla qualità dei servizi, delle opportunità, delle occasioni che vengono offerte ai bambini. Io penso che questa giornata è una giornata bellissima per questo sole, per questa gente che ride, per queste persone che parlano, per i bambini che giocano. Questa idea di bellezza penso che sia un messaggio politico molto forte, un messaggio, come dire, civile molto forte. È nata da un evento piuttosto tragico, cioè la morte di un bambino della nostra scuola che veniva a giocare a basket qua ed è stato investito sulle strisce pedonali. La tragedia ovviamente ha colpito tutti quanti, ma da questo si è cercato di partire per poter poi rendere questa memoria una ricerca di un progetto nuovo, qualcosa che avesse a che fare con quello che era accaduto. Diventa uno strumento incredibile, appunto, di comunanza e di conoscenza soprattutto, e dalla conoscenza la possibilità di potersi, appunto, rapportare meglio sia alla scuola in questo caso, che è il luogo dove viene fatta, appunto, questa iniziativa, che alla città in generale. Sviluppare questi tipi di attività secondo me è importantissimo, proprio perché fa una funzione sociale. Quindi abbiamo i ragazzi che si avvicinano allo sport, quindi pensano meno ad altre cose, diventa un po' il cortile di una volta, diciamo. Una volta si andava in cortile e si giocava tra amici, ora quei cortili purtroppo non ci sono più perché è cambiato il sistema di vita.